Come tutte le edizioni, anche questa edizione in realtà fotografa la rete di relazioni e i progetti in corso del Comune di Casalecchio su questi temi, per cui come spesso diciamo non è una rassegna, è un progetto. In realtà ci sono delle cose che provengono da filoni di ricerca precedente, altri sono l'inizio di percorsi nuovi. Ci sono delle facce, delle storie, delle suggestioni e ci sono anche gli allarmi della cronaca quotidiana. Fuori dalla programmazione già prevista fino a pochi giorni fa, apriremo con una finestra sul contemporaneo, nel senso che non possiamo, politicamente scorretto, non può ignorare ciò che è successo a Parigi venerdì 13 novembre, quindi c'è una sorta di finestra sulla situazione internazionale e Carlo Lucarelli intervisterà Francesco Strazzari, che è un esperto di politica internazionale della scuola Sant'Anna di Pisa, e ci soffermeremo appunto sulla situazione internazionale del dopo Parigi, i rischi di una guerra, le forze in campo, la geografia dei conflitti. Quindi questo è un appuntamento importante per ritornare subito dopo su quello che era previsto, cioè Pasolini. Politicamente scorretto incrocia Pasolini dentro il progetto di commemorazione voluto dal Comune di Bologna e sostenuto dal Ministero. Lo ha incrociato una prima volta scegliendo di intitolare il teatro comunale a Laura Betti. Nel solco di Laura Betti, il sabato proseguiremo appunto con un incontro con le due attrici che stanno lavorando sulla figura di Laura Betti, e Bimba sarà lo spettacolo che venerdì e sabato è al Teatro Comunale. Ma ovviamente Politicamente Scorretto approfondirà i temi dell'inchiesta Emilia con alcune persone che si occupano della parte civile dell'inchiesta, della partecipazione delle giovani generazioni alla ricerca della verità con la Domenica 23. Poi abbiamo altre storie da scoprire, sono le storie dei libri di Alessandro Gallo, sono le storie dello spettacolo su Danilo Dolci, sono le storie dei beni confiscati con la collaborazione del gruppo del Parto delle Nuvole Pesanti, sono le storie raccontate da giovani documentaristi che sono quelli frutto del laboratorio di Legambiente nello spazio Eco dentro il progetto Eco Legalità 2.0, ma sono quelli del Premio Morrione, sono quelli del Muro Basso del laboratorio universitario che come dire, si sofferma sui beni confiscati, e come spesso da anni succede c'è anche il rapporto con le giovani generazioni attraverso il primo piatto della legalità offerto a tutte le scuole del nostro territorio da Melamangio. Vi aspettiamo a Casalecchio non per darvi ricette, ma per continuare ad approfondire, per continuare a conoscere, per incontrare delle storie importanti e significative, per continuare a indagare, perché c'è l'urgenza di farlo, c'è la necessità, purtroppo c'è l'attualità e noi ci siamo, offriamo un laboratorio aperto, come dire, una cucina a porte aperte in cui ognuno è portatore di un ingrediente, e su questo costruiamo la nostra collaborazione di una rete molto vasta ormai di persone, reti, associazioni. A Casalecchio trovano casa.